Ciao ragazzi, come state? Allora, oggi e adesso ragazzi devo essere sincero perché sto pubblicando un video. Non lo so, sono agitato perché penso che questo video vi farà odiare me, forse a qualcuno e qualcun altro adesso mi amerai. Quindi dipende di quale squadra di calcio sei, perché sì ragazzi, sono andato alla partita di calcio. A quale squadra sono andato? Vediamo, iniziamo il vlog. Salve ragazzi, come state oggi? Allora, oggi ragazzi sto facendo una prima nella mia vita, perché stiamo andando alla partita di calcio per la prima volta nella vita. Stiamo andando a Stadio Olimpico e la mia co-star del giorno, signore Giorgio. Lo riconoscete, non è un signore. Però ecco, quindi vi portiamo allo stadio e ci vediamo a breve. Dai, eh. Allora, pausiamoci un attimo perché mi vedete adesso tanto diverso da quel giorno, anche se è stato proprio ieri che ci sono andato. Nel frattempo mi sono fatto la barba. Ma comunque, sì, siamo andati, abbiamo parcheggiato e poi. Allora, ragazzi, siamo arrivati, come vedete. C'è anche lo stadio di là. Quindi adesso mi sa prendiamo un panino, due birre e entriamo per vedere, non ve l'ho detto ancora, il Lazio. Siamo laziali. Giorgio mi ha convertito, bravissimo. Quindi scusate, oddio, tutti i romanisti nei commenti. Perderai tutti i tuoi ascoltatori, il tuo pubblico romanista lo perderai. Sì. Se ti disiscrivi dal mio canale per questo, va bene pure. Alla prossima. Ciao. Sì, ragazzi, siamo andati a vedere la Lazio, che ho imparato si dice la Lazio, ma durante tutto questo vlog stavo dicendo il Lazio e non so perché è la Lazio. Ma comunque sì, siamo andati lì e Giorgio è un grande tifoso della Lazio e devo dire adesso questa cosa un po' me l'ha passato, quindi adesso anche a me la Lazio sta piacendo. Sono anche adesso in questo momento nella prima della classifica. Ma ragazzi, continuiamo. Va bene ragazzi, abbiamo appena mangiato un panino buonissimo e abbiamo bevuto una birra buonissima e adesso è ora di entrare nello stadio. Dai. Ragazzi, il momento è arrivato. Bologna, siete merde. No. No, no, dai. Siete buone persone alla fine. Però guardate. Stiamo entrando. Let's go. E da questo punto abbiamo passato i controlli e poi siamo entrati e ho avuto il mio, anzi la mia prima vista del bellissimo campo. Allora ragazzi, Lazio Bologna è sempre più vicina, è tempo di warm up, i primi a preparazione sono i nostri tre portieri. Allora ragazzi, adesso siamo proprio entrati allo stadio, mancano circa 45 minuti all'inizio della partita, non vedo l'ora che inizia e come sempre forza Lazio ragazzi, vi raggiungo a breve. Allora, due cose da dire su questa parte. Primo, mi piacciono tantissimo le canzoni della Lazio, tipo i cori che ci sono, molto molto carine. L'altra cosa, quest'aquila doveva fare tipo due giri e scendere subito, invece ne ha fatti 100, non è sceso e infatti la persona indietro di me ha detto: scende? Dai, eh!
noi, dopo una bella attesa divertente, la partita è iniziata. E nei primi 20 minuti, ragazzi, è stata una dominazione completa della Lazio. Cioè, Lazio stava in controllo completamente della partita. Avevano tipo 5 o 6 tiri, una chance vicinissimo che non hanno fatto un gol. E poi subito dopo 20 minuti, al 18esimo e al 21esimo, hanno fatto 2 gol. Quindi subito era 2-0. Dai, che c'è stato? Terzesimo, 23esimo minuto, già 2-0 Lazio, stiamo proprio dominando, una figata proprio. Allora ragazzi, fine del primo tempo, è stato un primo tempo bellissimo, devo dire. 2-0 Lazio, adesso facciamo half time, l'intervallo, vado al bagno e poi si ricomincia, dai, stiamo vincendo. Quindi poi, come ho detto, il secondo tempo è iniziato, è andato tutto bene, molto liscio, più sul difensivo questa volta la Lazio è stato. Quindi sì, poi la partita è finita. La vittoria, ragazzi, hanno vinto! Allora ragazzi, stiamo uscendo. Giorgio, com'è andata la partita? No, è andata molto bene, diciamo 2-0 secco dopo 20 minuti, però ci hanno poi mezzo triturato per tutto il resto della partita, però dai, alla fine c'è l'importante risultato, quindi perfetto. L'importante è il risultato. Primo in classifica, è vero? Non è male, dai, ci si perde. Quelli del Torino, rosicate adesso. Quindi ragazzi, è stata un'esperienza fantastica, mi sono divertito veramente tanto, tanto, tantissimo. Amo lo sport e sono sempre stato più del baseball, del basket, del football americano. Il calcio mi è sempre piaciuto pure, però è stata la mia prima partita e devo dire mi sono divertito tantissimo. Se sei romanista, non te la prendere, eh. Io mica odio la Roma, eh. Sono nuovo qua, sono nuovo in questo mondo del calcio. Mica già odio la Roma. E forse nel futuro, tra 100 anni, se sto ancora campando, non la odierò ancora, ragazzi. Amo tutte le squadre. Quindi, niente, è stata una grande esperienza. E vi lascio a finire il vlog con questa ultima ripresa in cui ho chiamato Giorgio un grando. Il mio italiano a volte quando vado a riascoltarmi. Vabbè, grazie a tutti per aver guardato. Ci vediamo. Peace. Ciao ragazzi. Allora, sono rientrato a casa adesso. È stato un grandissimo piacere. Volevo ringraziare il grandissimo Giorgio per avermi fatto fare questa esperienza. Giorgio, sei un grande. Grazie mille. E grazie anche per avermi convertito al Lazio. Quindi, bravissimo. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il vlog come sempre e se vediamo alla prossima. Peace!